l'idea di questa chiacchierata con Gianni Amelio è nata casualmente in una conversazione telefonica che abbiamo avuto, perché insomma, oggi abbiamo, subito dopo ci sarà un workshop interessante sul tema immaginario del territorio, i film girati in Puglia. E chiacchierando con Gianni, gli ho fatto una domanda e poi ho rivolto anche ad altri registi, critici cinematografici, vista la vicenda dell'Ilva e la questione di Tarsier, che immagino tutti conoscete, sono cominciato a ragionare quanti film in Italia abbiano raccontato specificamente l'Ital Sider e quel contesto, insomma, di vita, di città Ital Sider, famiglie Ital Sider, vita Ital Sider, che è percepibile evidentemente una città come Taranto, ma era così anche a Cornigliano, a Bagnoli. E la risposta era, insomma, a parte il recentissimo film tratto dalla Vallona che io non ho ancora visto, però la risposta è nessuno, tranne la stella che non c'è di Gianni Amelio, che in qualche modo, rinunciava al saluto di De Luca, che in qualche modo partiva da un libro di Armando Rea, La dismissione, sulla dismissione, ovviamente il film comincia da dove esattamente il libro finisce. Da stampato a... Sì, nemmeno dall'indice finisce, però diciamo l'idea, detto brevemente poi lascio la parola a Gianni, l'idea interessante era questa: film sull'Ital Sider non ce ne sono, non ne sono, dico Ital Sider, non Ital Sider di Taranto, ma lei Ital Sider in Italia, non ne sono stati fatti. È curioso che l'unico film che ci sia sia quello di Gianni, che parte dal dall'idea, che peraltro realisticamente, perché storicamente è avvenuto, che quella fabbrica di Sabagnoli venga, sia come è avvenuto, ricostruita pezzo pezzo in Cina, e poi c'è il protagonista interpretato da Castellitto, Vincenzo Buonavolontà, nel film, che ha questo viaggio all'interno della Cina, che è un viaggio nel capitalismo cinese, nel turbo capitalismo cinese, alla ricerca di quella fabbrica, perché c'è un pezzo mancante che lui vede di portare. Bene, questo film a me sembra, ma non solo a me, estremamente profetico rispetto al dibattito attuale, che vede una parte, a mio avviso un po' mio, per sostenere che una delle soluzioni di Taranto è quella di chiudere l'aria a caldo qui e riaprirla in Cina, ma con quali leggi ambientali, comunque vedendo appunto anche le scene delle fabbriche in Cina. E quindi è un film che ci aiuta a riflettere, credo, oltre a dire sullo stesso cinema di Gianni Amelio, su una questione cruciale per il territorio italiano, non solo pugliese. L'altro film, ovviamente, su cui ci interessava far raccontare Gianni, insomma, un po' di cose, è l'America, perché se, come molti dicono giustamente, il racconto della Puglia nasce dal 91, cioè nasce dalla nostra caduta del muro di Berlino nel basso Adriatico, quindi nell'Europa meridionale, perché è stato un fenomeno epocale. L'evento della Vlora, preceduto dagli sbarchi di marzo del 2000, scusate, del 91, però l'8 agosto del 1991, non so perché, penso al, no, volevo dire il ventennale, quindi 2011, del 91, segna esattamente, credo, la nostra caduta del muro di Berlino, come nel Nord Europa fu preceduta da altri eventi ungheresi o cechi. Il film L'America, e non è un film su quegli sbarchi, non è un film su quell'evento epocale, ma lo attraversa storicamente e direi anche profeticamente. Un mese fa eravamo qui, non al Castello ma alla Porta Alfonsina, con Fatos Lubonia, che è uno dei più lucidi intellettuali albanesi, che si è fatto 17 anni di gulag, non a Burrel ma a Spaccio, dove tu sei andato fra l'altro. E a un certo punto di questa conversazione vi ho detto: l'America è un film non solo storico ma profetico. Storico perché racconta un'Albania, Gioco Forza oggi racconta un'Albania che non esiste più, ma profetico perché nel personaggio di
Roverso e di Placido, non c'è tanto quello che avveniva allora, in quei mesi, in quegli anni, ma quello che è venuto dopo, nel decennio successivo, con una capacità profetica. Anche riflettere sull'America mi pare sia una riflessione che abbia a che fare direttamente o indirettamente con la riflessione che si farà dopo sul nostro immaginario e sul rapporto col territorio. Credo che questi sguardi sul mondo, perché poi sono sguardi sul mondo, sulla storia, sul Novecento, sull'Italia, sul rapporto, abbiano nel cinema di Gianni Amelio una sua capacità di racconto, di penetrazione commista o frammista a quelli che sono poi tanti altri temi di cui abbiamo parlato anche ieri sera, tema di Il primo uomo. Fra poco vedremo degli spezzoni, una scena epocale biblica dell'America, che è quello dell'arrivo della nave, cioè una scena della stella che non c'è. Prima però di vedere l'immagine della nave, c'è una domanda che volevo farti da ieri, e cioè se il rapporto tra Italia e Albania, anche se meno tragico, sia un po' come il rapporto tra Francia e Algeria, che tu hai indagato insieme ad altre cose nel primo uomo. Cioè, in qualche modo, già nell'America tu racconti quella vicenda attraverso il personaggio di Spiro, quello che emerge non è l'episodio del 91 o la frattura geopolitica del 91, ma come questa incide su un secolo di relazioni che hanno a che fare anche con quello che noi storicamente, non solo culturalmente, non vogliamo mai che ci venga sbattuto in faccia, cioè il nostro colonialismo, le nostre malefatte nei Balcani e sulla riva sud del Mediterraneo. Quindi, prima di vedere lo spezzone biblico, volevo innanzitutto farti questa domanda che in qualche modo ci collega anche al film visto ieri. Ed eccoti la risposta. Cioè, io credo che ci vogliano delle persone non professioniste per giudicare i film, perché i critici hanno tanta fretta, devono correre per scrivere il pezzo che deve uscire l'indomani e non vedono quello che c'è davvero dentro, ma si fermano alla superficie. Quello che mi addolorò molto quando uscì in America fu un'espressione che io considero spregevole, usata da un nome che non ti dico, instant movie, come se io fossi andato là per fare lo scoop, magari in ritardo di 3 anni, sul fatto che a Brindisi e a Bari erano arrivate 2 navi cariche di albanesi. Ovviamente il solo pensiero è osceno, no? La sola idea di fare una cosa del genere sa di sfruttamento, sa di qualcosa di ripugnante, no? E poi qualcuno meno rozzo, non voglio dire più illuminato, meno rozzo di questo gazzettiere, come prima, Carmelo Bene, ha detto: è un film che racconta l'epopea degli albanesi che arrivano in Italia, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo. In realtà è un film che vuole raccontare il colonialismo italiano e parla dell'Italia, non parla dell'Albania. Nella scena che vedrete, che poi è il finale del film, c'è un personaggio che dice chiaramente: stiamo andando a New York, no? Stiamo andando a Nova York. Cioè, sono gli italiani degli anni 30, poi 40, poi 50, no, 50 diciamo non più. Credo che l'immigrazione verso le Americhe sia durata fino agli anni 40 compresi. Trovandosi sulla nave degli albanesi che arrivano a Brindisi, crede di essere in una nave che va in America. Quest'uomo chi è? Quest'uomo è un simbolo, se vuoi, a me non piacciono i simboli, ma è qualcuno che incarna
gli errori che gli italiani, l'Italia ha fatto nei confronti del paese più vicino che aveva, del paese che aveva di fronte, no? Addirittura io, che un po' di storia l'ho dovuta studiare per l'occasione, ho scoperto che addirittura già negli anni 10 c'è stata una prima invasione che si è limitata a Valona. Cioè a Valona siamo arrivati e abbiamo creato un protettorato, quindi esisteva ed è esistito fino al 19 il protettorato di Valona. Tu che sei venuto qualche volta a casa mia ti ricordi che c'è quella cartina geografica in cucina alle spalle di dove ti siedi tu quando lavoriamo, e sotto la cartina dell'Italia, che ovviamente è molto grande, c'è un riquadro e sotto c'è scritto protettorato di Vallona, perché hanno cominciato piano piano, no? Poi diciamo che la vera invasione è stata nel 39, 20 anni dopo, ed è mostrata all'inizio del film, quando addirittura c'è la voce tipica del cinegiornale di allora, che con un tono trionfante dice come l'Italia ha portato finalmente la civiltà in un paese di pecorari, no? Cioè, invece di far vedere esseri umani, fanno vedere nei cinegiornali pecore, vitelli, vacche, qualunque cosa, per dire porci anche, per dire ma ci sono più animali che uomini qua, e sottintendendo che il livello culturale degli uomini fosse più o meno quello là. Noi italiani siamo arrivati a portare finalmente il verbo, no? Ecco, tutto questo è proprio denunciato all'inizio del film. E poi il film cosa racconta? Racconta di due faccendieri che, come è successo negli anni immediatamente dopo, arrivano per rubare quello che c'è da rubare. Cioè abbiamo vicino, è come quando succede un terremoto, no? Che ci sono gli sciacalli che vanno ad acchiappare quello che possono nelle porte che sono rimaste spalancate perché non si possono chiudere più. Allora noi abbiamo fatto esattamente questo sciacallaggio proprio negli anni immediatamente successivi allo sbarco, quindi abbiamo cominciato nel 92-93 e non direi, ma continuiamo anche oggi continuiamo, no? E siamo eredi di una tradizione molto più lontana, che è quella appunto fatta dal fascismo, e che io racconto nel personaggio protagonista, che è un vecchio, oddio la parola vecchio non mi va perché sono vecchio io, quindi c'è una creatura di più di 80 anni, che brutta parola vecchio veramente, che brutto aggettivo, no? Un vecchio sostantivato, diversamente giovane, cioè è un signore diversamente giovane come me, che viene assoldato da questi due italiani perché hanno bisogno di un prestanome, e vogliono un prestanome albanese che metta la firma, perché loro vogliono ricostruire una specie di industria di calzature, no? Come spesso accade anche oggi, e hanno bisogno però di un qualcuno che faccia da presidente, che sia di nazionalità locale. E dove lo pescano questo signore? Lo pescano nelle prigioni di Enverogia, nelle prigioni del dittatore, che sono state aperte, ma i poveri detenuti ormai in età avanzata non sanno più dove andare e sono rimasti là. Tutto vero, tutto visto con i miei occhi. Vanno a cercare questi diversamente giovani perché non hanno più legami familiari, quindi si presta
stanno bene ad essere dei goni di paglia, cioè quelli che mettono una firma e nessun erede va a spulciare e magari a rivendicare una parte delle azioni della fabbrica, no? Quindi vanno proprio a cercarselo col lanternino. E dato che il film non è un film né realistico né neorealistico, è solo una metafora che vuole raccontare la storia, che cosa accade nel film? Che questo albanese diversamente giovane si rivela essere un soldato italiano che durante l'invasione, cioè durante la guerra, quando l'Italia e l'Albania erano così, diserta, e quindi adesso lui nel suo delirio, perché ha passato credo non meno di 40 anni in galera, nel suo delirio pensa che l'Albania sia l'Italia del 45, e quindi come esce fuori, come lo portano fuori dalla prigione di Spach, lui vede, si guarda intorno e dice hanno bombardato qua, e cerca disperatamente la strada per andare in Sicilia. Quindi i due italiani lo abbindolano dicendogli ti portiamo in Sicilia, e lui segue questa strada pensando di essere in Italia, che poi era la sensazione che avevo io e che aveva anche Enzo Porcelli, che tu hai nominato prima. Mi ricordo che eravamo io ed Enzo a Durazzo, ed Enzo fa, ma oddio, ma è l'Italia del dopoguerra. Io dico sì, certo che sembra l'Italia del dopoguerra, perché c'era davvero anche la stessa espressione nelle facce delle persone, i bambini, non c'era da mangiare, attenzione. Non c'era da mangiare, anche avendo i soldi, noi italiani avevamo i soldi per comprare delle cose, non c'erano le cose da comprare, non c'era un ristorante dove andare, e quindi era, diciamo, proprio un terreno di preda assolutamente, voglio dire, quello giusto per i malfattori, no? Ecco, questo protagonista del film crederà per tutta la durata della storia di essere in Italia, e vedrà nelle facce degli albanesi le facce degli italiani usciti da una guerra terribile, affamati, disperati, con le case che si vedono nel film che lui crede bombardate, mentre invece erano state distrutte alla caduta del regime per rabbia dalla gente, così come nel film si vedono per esempio molte zone desolate, molte montagne dove non c'è un filo d'erba. Beh, prima c'erano dei pini secolari, li hanno tagliati, rasati al suolo. Perché rassi al suolo, si dice, non rasati al suolo, rasati alla barba tua o la mia, e vedi come parlo, quando parlo in fretta, però me ne accorgo, per rabbia contro qualcuno che non era nemmeno identificabile, cioè io con chi me la prendo, dato che i politici sono scappati, ci hanno lasciato in queste condizioni da soli, ecco. Questo ritorno al diversamente giovane protagonista, che finisce poi insieme a uno degli italiani nella nave che stava venendo qua, e crede di stare andando in America, di stare emigrando insieme agli altri disgraziati italiani verso l'America. Quindi tutto tranne che un film sullo sbarco degli albanesi in Puglia, no? Non l'ha capito nessuno tranne lui e altri due. Per esempio, mi ha colpito molto Daniele Vicari, che è quello che ha fatto La nave dolce, il documentario sul vero sbarco, no? Ecco, Vicari ha detto che
il mio film doveva per forza essere uno spartiacque, da lì sarebbe dovuta partire una riflessione sia storica sia cinematografica per quello che il film era veramente, invece nessuno è riuscito a cogliere l'essenza del mio discorso, che non era appunto quello del film d'occasione rubato alla cronaca, no? Cioè, Daniele parla di Visconti, Daniele parla di certi film di Visconti in cui la storia viene affrontata per capire il presente, in qualche modo, cioè diciamo che senso viene fatto per capire la resistenza, in qualche modo, no? Cioè, il risorgimento inteso come qualcosa che poi si è ripetuto tanti anni dopo. E l'America, devo dire che è solo nell'arco forse di una decina d'anni è stato capito anche in Albania, perché in Albania è successo che si sono visti nello specchio, si sono guardati e hanno detto: oh no, noi non siamo così. Poi è successo quello che ricordiamo tutti, quella storia delle piramidi, addirittura organizzati dal governo di allora, quella storia di ruberie ad altissimo livello, una specie di lotteria di Stato dove sono scomparsi i soldi dei poveri disgraziati che avevano avuto questa illusione di comprare dei titoli che non esistevano e che quindi hanno addirittura perso anche il poco che avevano. In quel momento è scoppiata una rabbia davvero incontrollata, incontrollabile. C'è stato l'assalto alle caserme, c'è stato l'assalto alle prigioni che sono state spalancate, sono usciti tutti i detenuti, hanno rubato tutte le armi possibili e immaginabili, tant'è vero che ancora oggi, io vado in Albania almeno ogni 6 mesi, ancora oggi ogni casa ha le sue armi, hanno molti Kalashnikov per esempio, perché poi queste armi non sono mai state restituite, e questo avveniva nel 97, nel 97 addirittura sono successi degli assassini, dei regolamenti di conti personali che sono passati in cavalleria, come si dice, perché si sparava nelle strade con tale facilità che qualcuno si è presa la briga anche di far fuori, come si dice, uno che gli stava un po' sulle scatole, insomma, no? Io so di persone che hanno partecipato al mio film e che sono morte proprio in questa faida incredibile, assolutamente impensabile in un altro paese che non sia veramente l'Albania e che non abbia purtroppo il retaggio di una storia pesante. È facile parlare male dell'Albania e degli albanesi, molto facile, spesso l'ho fatto pure io. Poi però mio figlio è albanese, quindi dall'altra parte io ho avuto la vita completamente rovesciata, meglio dall'esperienza del film, ma vi devo confessare anche che mi sono trovato tante volte nella situazione di dire: sto morendo o no, quando qualcuno mi puntava alla gola un coltello, quando qualcuno mi puntava una pistola, o quando qualcuno, per esempio, quando spegnevamo le luci, cominciava a lanciare dei sassi, ma belli robusti, uno dei quali mi ha spaccato una spalla che per settimane, oppure quando per esempio avevano capito dove noi andavamo a mangiare la sera e spargevano dell'olio in modo tale che noi scivolassimo. Io sono scivolato, mi sono fatto male a una gamba, l'operatore si è rotto un braccio, insomma è successo di tutto, però perché erano mossi dalla disperazione,
e perché vedevano veramente l'Italia come qualcosa di sognato, cioè era un paradiso un po', vedevano l'Italia della pubblicità, vedevano l'Italia delle televisioni di Berlusconi, quindi avevano l'idea che a distanza di 7 miglia di mare ci fosse davvero un'altra vita e la possibilità di un'altra vita. Poi se ne sono accorti quando sono venuti, addirittura voi che insomma siete pugliesi quasi tutti, sapete che sono morti un sacco di persone sull'autostrada, perché loro non avevano mai visto un'autostrada, mai, perché in Albania nel 91 non c'era l'asfalto, non c'era in tutta l'Albania una strada asfaltata tranne i pezzi di strada delle città grandi, ma per esempio anche Durazzo aveva moltissime strade non asfaltate. Loro un'autostrada non l'avevano mai vista e l'attraversavano e venivano falciati dalle macchine, ne sono morti tanti. Cioè, i morti albanesi poi sono passati nel silenzio perché, beh, abbiamo anche qui a Otranto, no? c'è un monumento, come possiamo chiamare, una memoria, un qualcosa, quanti erano? 120 persone, no? 120 persone di cui non si è mai saputo nulla, perché in realtà poi nessuno faceva comodo sapere chi fossero e perché, no? Quindi erano dei numeri. Ecco, io la faccio breve, adesso magari vediamo il pezzo del film. Ecco, quello che vi sottolineo è che non si tratta né di un documentario né di materiale di repertorio né soprattutto dell'intenzione da parte del regista di raccontare gli albanesi che sbarcano. No, il regista vuole raccontare gli italiani che hanno proprio in modo crudele e politicamente pagante all'epoca sfruttato copiosamente l'Albania, la quale Albania fra l'altro è una terra molto ricca di miniere, per esempio c'è il cromo che se sfruttato bene poi porta soldini, insomma, no? Ecco, quindi gli albanesi che vediamo sullo schermo in questa sequenza nel mio immaginario sono gli italiani che vanno verso il paradiso che allora era costituito dalle Americhe, soprattutto dagli Stati Uniti. Vogliamo vedere l'America? Lule, fiore. Fiore. Mir. Bene. Bene. Dor. Mano. Mano. Mo. Mella. Mella. Kaput. Scarpe. Scarpe. Anie. Nave. Nave. Det. Mare. Mare.
Venite, sedete. Come sono contento. Vi siete imbarcato pure voi. E così facciamo viaggio assieme. Come state? Siamo state sfortunate, tutte e due. Facciamo andare coraggio. Avete visto quanta gente? In Ungheria che si imbarcavano tutti. Ma l'America è grande. Giovanni, è troppo piccolino, non può affrontare il viaggio. È pure rosa, è delicata, ha sempre la freve. Paesa, ma voi sapete parlare americano? Io non faccio manco l'italiano. Che decide? Ci vogliono lo stesso lavoro. Sono stanco, ma voglio stare sveglio quando arrivo a New York. Hanno dei bambini, tanti bambini, perché gli albanesi
no, come noi negli anni passati, insomma, no? Quindi ecco, penso che ci sia tutto il discorso che facevo prima. Raccontaci come è stata girata questa scena. Ah, per quello è un... Questa scena è stata girata con difficoltà sovrumane, perché il governo albanese non voleva darci il permesso con una ragione molto precisa. Non accendete la luce, per favore, perché credo che, tanto che vedremo subito un pezzo di film, poi... Allora, come non detto, però prima aspettiamo poi che si spenga e poi cominciamo un altro pezzo. Allora, ci avvertivano di una cosa molto, molto, molto concreta, insomma, attenzione che se mettete delle comparse su una nave che va verso la Puglia, queste comparse con un coltello, con una pistola, con una bottiglia rotta, con le mani, con qualcosa, vi costringeranno ad andare in Puglia. Quindi non illudetevi che la passerete liscia, avrete dei problemi, no? Oddio, adesso posso... Scherzo, va benissimo. E noi abbiamo chiuso il film nel novembre del 93 e abbiamo girato le scene della nave, tutta la sequenza della nave, alla fine di giugno dell'anno dopo, e con un colpo di mano che io ho fatto usando la parola magica TG1. Io sono andato da Sali Berisha, che era allora, mi pare che sia adesso, tuttora presidente dell'Albania, e devo dire lui mi ha accolto in modo anche sospetto, perché c'era una telecamera sotto il suo palazzo e poi delle persone che avevano dei piccoli registratori, e insomma il nostro incontro è stato filmato e registrato, e anche dei testimoni che in qualche modo potessero poi raccontare quello che io avevo detto e quello che lui aveva risposto. E io ho detto: se lei non mi lascia finire il film, io vado al TG1 e lo dico chiaramente, l'Albania impedisce che un film sia finito e quindi arreca un danno grosso a un produttore e via discorrendo. E la parola TG1 è stata una parola magica, cioè l'idea di finire in qualche modo alla gogna del TG1 mentre loro... Ma sì, anche il primo TG visto in Albania, allora il primo TG, esattamente, ma allora continuavano a vedere, sì. Vedevano anche Canale 5 all'epoca, però il TG1 era un qualcosa di molto seguito, poi tutti parlavano italiano molto bene e l'hanno imparato attraverso la televisione. E allora a quel punto lui comincia a trattare, comincia a dirsi disponibile a darmi il permesso, però cerchiamo di venirci incontro, mi dice. E allora abbiamo organizzato le comparse, che un giorno, il primo giorno sono state 3.500, poi sempre a scalare 1.000, poi 500, poi il quarto giorno erano 50. Sono state scelte tra militari, tutti i possibili militari. Lui si fidava, secondo me i militari erano quelli che volevano scappare per primi. Poi tutti gli impiegati del porto, che secondo lui stavano bene, non avevano bisogno di... Poi tutti i poliziotti possibili e immaginabili e le famiglie rispettive. Però io poi avevo bisogno anche di facce particolari, quindi non di persone che in qualche modo stessero bene, asciute, eccetera, perché quelle là esistevano ed esistono anche in Albania. Per dire, voi se... pure io l'ho visto in televisione, poi l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo, il ballerino Gledi, no? Il ballerino Gledi fa parte, è venuto con la nave, però la sua famiglia
è una famiglia benestante, così come una famiglia benestante è quella di quella ballerina bravissima che si chiama Ambeta, che è un talento straordinario. Cioè esiste a Tirana una borghesia che nasce dalla nomenclatura politica e che non ha bisogno certo di emigrare. L'emigrazione è partita soprattutto dal nord dell'Albania, che corrisponde al nostro sud. Cioè il mezzogiorno albanese è il nord, sono le montagne, dove veramente la povertà è totale, perché si vive ancora adesso di pastorizia e di agricoltura in una terra non troppo fertile, là, perché manca l'acqua, ecco, tema da dibattere ancora, no? Non c'è acqua in Albania, nel nord dell'Albania non c'è acqua. E quindi la scena è stata girata con non solo le difficoltà tecniche, per esempio il diversamente giovane protagonista doveva imparare delle battute, non ce la faceva perché faceva un caldo terrificante, lui aveva 81 anni quando ha fatto quella scena lì, e quindi un giovanotto di 81 anni con il caldo, con quella specie di divisa militare che aveva addosso e tutti i disagi che c'erano intorno, aveva difficoltà a ricordarsi quello che doveva dire. L'abbiamo ripetuta 34 volte quella scena, l'unica volta che io ho superato i 7-8 ciak, perché lui non riusciva proprio a ricordarsi le parole. E quando abbiamo girato, dato che non avevamo più pellicola, proprio o andava bene quella o niente, e allora a quel punto io ho fatto suonare la sirena della nave, abbiamo cominciato a urlare tutti noi italiani, preoccupando gli albanesi, che dicevano: ma che gli è successo a questi qua che sono impazziti improvvisamente? E poi, ecco, io ho fatto un patto con tutte le comparse che ha funzionato meravigliosamente. C'erano i mondiali a quell'epoca, era il 94, non so che mondiali fossero, ma erano i mondiali, va bene. Allora io ho detto: ragazzi, tutti, se fate le cose bene, finiamo in orario per ritornare tutti quanti a Durazzo, e io ho fatto preparare in piazza uno schermo grande e così vi vedete i mondiali. E questo ci ha giovato molto, perché con l'idea di ritornare per una certa ora, allora mi davano retta, soprattutto la mattina. Poi avevano anche questo, abbiamo avuto noi il problema di perquisirli, purtroppo, anche se l'azione poteva sembrare un po' dura, cioè, perché molti avevano armi, moltissimi avevano armi e noi le abbiamo requisite tutte, e soprattutto abbiamo tolto le bottiglie di vetro e abbiamo noi fornito delle bottiglie di plastica che poi sono servite. Loro si sono portati dei fili lunghi perché sapevano questa storia qua comunque di poter usare una bottiglia che calavano in mare per poi buttarsi l'acqua addosso per avere un minimo di refrigerio, dato che faceva molto 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 caldo. È stata un'impresa fare la scena, però il problema vero è stato di ottenere l'autorizzazione da parte del presidente. È successa anche una cosa che raccontare adesso mi fa ridere, però allora è stato un problema. Nel frattempo, durante i mesi in cui io non giravo, la Marina italiana se n'era andata, era tornata in Italia, così come era terminata anche la cosiddetta missione Pellicano, ed era subentrata la Marina americana. Nessuno, nemmeno il direttore di produzione del film, si era preso la briga di avvertire la Marina americana che noi stavamo girando un film. Come si sono accorti che c'era una nave carica in quel modo di gente? Questi hanno creduto a un'altra migrazione e hanno cominciato a seguirci con sirene, con cose, fino a quando poi non si è chiarita la faccenda e loro sono tornati indietro. Ma ce n'è voluta, perché loro non ci credevano, e quindi allora poi non c'erano telefonini, non c'era niente, lavoravamo con walkie-talkie e
loro si sono ritirati quando dal palazzo di Beriscia è arrivata la conferma che davvero si trattava di un film, perché loro l'avevano preso per credo che spesso sia stata usata questa cosa, no? Con la scusa che stiamo facendo un film in Siena. No, devo dire che poi di Riffe o di Raffe sono arrivati in Italia, non dico 3.500, ma almeno 1.000 sono arrivati in Italia di queste persone qua. Mio figlio per primo, dopo aver rischiato di buttare giù in mare la comparsa più facinorosa di tutto il gruppo, che dava fastidio, e io continuavo a urlare contro questo, a un certo punto vedo mio figlio che lo prende, lo sta per buttare in acqua, io urlo e lo fermo proprio nel momento in cui lui stava per uccidere questo tizio. E poi ecco, io le persone che ho filmato alla fine le conosco tutte, e c'è solo una persona che è morta, che è quella signora molto anziana, e poi tutti gli altri li conosco perché ho preso nomi e indirizzi di tutti quanti, e quindi, dato che torno spesso, come dicevo, in Albania, comunque ci siamo in contatto sempre, insomma. Allora, chiuso questo capitolo, ne apriamo un altro. Allora, lo vuoi introdurre tu? Tu l'hai già introdotto. Che ne introduco magari con una parte del film. Allora, vediamo la scena del film. Siamo in Cina, a Chongqing, che è una città di 12 milioni di abitanti, quindi piccola per la Cina. Signore, vai!
vicende fatte. Possiamo adesso accendere la luce tranquillamente. Io quando rivedo questa sequenza faccio un'autocritica, sono di coscienza, cioè mi dà fastidio vederla per una ragione, perché è girata malissimo, è montata peggio, insomma non è diciamo all'altezza di quello che è il mio standard di mestiere anche, diciamo. Perché tutto questo? Perché è una scena rubata. Io avevo due giannizzeri che mi seguivano, perché la censura in Cina è spaventosa, spaventosa. Ovviamente sulla sceneggiatura che avevo dato per l'approvazione non c'era questa scena qua, però io, visitando le fabbriche, ero arrivato a Chongqing e avevo visto quello che avete visto voi, cioè il fatto che ci fosse qualcosa di inimmaginabile per noi, che era quella promiscuità che voi vedete, cioè i bambini che sono a mezzo metro da fluvi pericolosi, quel mangiare misto a chissà quali polveri, insomma, voglio dire, una fabbrica dovrebbe prendere come minimo quelle precauzioni necessarie, normali, ovvie. Lì in Cina, ma in tutta la Cina, le condizioni sono spaventose. In questa fabbrica in modo particolare. Allora, chiaramente loro non mi hanno dato il permesso di girare dopo che io avevo visto tutto questo, e però c'era un'altra parte della fabbrica che era in costruzione. Allora gli ho detto: mi date il permesso di girare nella parte che state costruendo, che sta sorgendo come un monumento alla modernità, eccetera. E quindi io sono entrato con la troupe e ho filmato, così giusto per dargli un contentino ai censori, l'inizio della sequenza, quando loro passano attraverso quella parte che si vede chiaramente che una parte in... Immediatamente dopo il produttore, l'organizzatore, diciamo, mi ha detto: quanto tempo pensi che ti serva per fare tutta la sequenza che vuoi tu? Perché noi avevamo portato un camion con delle comparse che stavano nascoste, però. E io gli ho detto: ma io avrei bisogno di un po' di ore. Ma tu sei matto, mi dice, un po' di ore, un po' di minuti. Un po' di minuti, io ti do mezz'ora per farlo. Dico: no, in mezz'ora non ce la farò mai. Dice: guarda, io devo portare fuori dall'orbita della macchina da presa i due che ci accompagnano. La scusa sarà che dobbiamo discutere di qualcosa che faremo nei giorni successivi, mi trovo io una scusa, però non so fino a che punto reggeranno loro. Ci sarà un momento in cui mi diranno: guardi, però torniamo sul set. E quindi mi dice: tu cerca di fare il più presto possibile. Allora io tutta la sequenza fino al dialogo con la ragazza io l'ho girata, credo davvero in 40 minuti, tutto disponendo le comparse, perché sono tutte comparse, però disponendole come avevo visto davvero le persone reali. Ecco, una cosa c'è da dire, che quando io ho visto com'era la realtà e ho detto: ma perché questi bambini, perché queste donne, perché i bambini stanno a un metro da queste polveri malefiche, l'hanno fatte sparire, l'hanno nascoste. Quindi quando io sono tornato era tutto quanto lindo, pulito, io ho ficcato le comparse mie. Quando sono tornati i due censori, io stavo girando il dialogo tra lui e la ragazza sulla scaletta di ferro, quindi loro proprio non hanno visto niente di quando hanno visto poi la scena montata nel film, perché purtroppo abbiamo dovuto mostrare il film com'era nella sua interezza. Mi hanno addirittura
proibito l'uscita del film nella Cina popolare. Il film è uscito a Taiwan, è uscito a Singapore, ma non nella Cina popolare. E avrei dovuto tagliare, diciamo, almeno una mezz'ora, secondo loro. E anche a Hong Kong, dopo che è tornata sotto... Non so, a Hong Kong non so. Io mi ricordo che all'epoca, parlo del 2006, e uscì a Singapore, sicuro, e a Taiwan sicurissimo. Però io sono andato a discutere gli eventuali tagli, ma erano talmente enormi, cioè erano quasi una mezz'ora di film. Il film dura 1:35, sarebbe durato un'ora più o meno, però non raccontava niente poi. E loro mi hanno fatto, insomma, non potete immaginare com'è il rapporto con i censori cinesi, perché soprattutto quello che è agghiacciante non li vedi mai, non li vedi, e non li puoi vedere. Cioè io pensavo che ci fosse un dialogo poi a tu per tu, invece le cose sono così. Vabbè, a parte che sono varie stazioni che tu devi percorrere, però poi quando arrivi ai capi censori che stanno a Shanghai, tu, cioè io nella fattispecie con il mio produttore, stavamo in una stanza e c'era una persona che faceva la spola tra la saletta di proiezione e la stanza nostra, con questi che avevano già finito di vedere il film, che stavano nella saletta e ci facevano sapere per iscritto le cose che non andavano e si aspettavano la mia risposta, positiva o negativa. Io, insomma, quello che avevo chiesto era un dialogo, possiamo parlare così magari arriviamo a un punto magari di accordo, che tagli le cose sgradite a voi, però non distrugga completamente il film. Invece io non li ho mai visti in faccia, mai. E ho visto questo povero funzionario che non c'entrava nulla, che faceva avanti e indietro per mezza giornata. E alla fine siamo usciti col fatto che il film non ha l'approvazione e non ce l'hanno mai data. Soprattutto per questa scena qua e poi un'altra dove pare che io abbia una colpa di lesoturismo, nel senso che faccio vedere delle cose che non invogliano i turisti ad andare in Cina. Però ecco, questo è il discorso sulla fabbrica, come abbiamo cominciato ad accennare prima, cercando un po' di fare il censimento su tutti i film italiani fatti in fabbrica. Io vi confesso una cosa, io sono venuto a Taranto, a Lilva, perché cercavo la fabbrica italiana che poi i cinesi compravano. Devo dire che l'Ilva di Taranto è una città, ed era difficile per me raccontarla, e allora ho ripiegato sull'Ilva di Genova, che è molto più a dimensioni ridotte. Quindi tutta la prima parte si svolge a Genova e c'è l'arrivo dei cinesi, c'è questo altoforno enorme che poi improvvisamente scompare e c'è uno squarcio nel posto dove c'è l'altoforno che dà sulla città. Si vede per la prima volta Genova quando scompare l'altoforno. E il film è soprattutto sulla dignità della persona che lavora, ma secondo me non solo in una acciaieria, ma in qualunque settore. Volevo dirti anche, nonostante il rompere della realtà, come abbiamo visto anche da questi pochi minuti, anche questo, come l'America, non è né un... Scusate, no, dicevo, nonostante il rompere della realtà cruda e dura che abbiamo visto per tutto il film, ma anche in questi pochi minuti, anche questo, come l'America, non è né un film realista né neorealista. Ma lavora su altro? Lavora su un tema, secondo me, fondamentale e importante per tutti quanti noi, la nostra dignità di esseri umani, la nostra dignità di persone, no? Cioè qualunque lavoro noi facciamo
è un lavoro fatto da tutto quello che noi abbiamo in qualche modo costruito su di noi dal momento in cui siamo venuti al mondo. Quindi non ci si può chiedere di automaticamente spostare questa bottiglia così, 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 non di diventare degli strumenti, degli attrezzi. Noi non siamo persone, non siamo attrezzi, no? E invece il mondo va verso l'attrezzeria, trasforma in attrezzi gli esseri umani, ma il mondo tutto, secondo me. E questa è la cosa, questo è il tema del film. Quindi quando vedete Castellitto, che è il protagonista assoluto, vagare per la Cina, in realtà vaga con questa borsa, dentro la borsa ha un pezzo di acciaio, e l'idea che lo muove per tutta la Cina qual è? Di portare questo pezzo d'acciaio, acciaio tenace, perché ci sono due tipi di acciaio dolce e acciaio tenace. Lui vuole portare questo pezzo di acciaio tenace nella fabbrica che ha comprato l'altoforno, perché secondo lui questo pezzo è il pezzo mancante dell'altoforno, e se non c'è quel pezzo che lui ha fatto con le sue mani, questo è importante, perché glielo vediamo proprio costruire, l'altoforno funzionerà, sì, però potrà un giorno scoppiare, provocare incidenti, uccidere persone. Cioè, lui rivendica la propria manualità e anche l'idea che c'è dentro di lui di costruire le cose in un certo modo, e diventa una specie di Don Chisciotte che combatte con i mulini a vento della modernità. Lui non può, è dentro di sé, è chiaro che lo sa che non vincerà, che non può vincere. Lui alla fine, sapete cosa succede? Alla fine arriverà finalmente a trovare la fabbrica che ha comprato l'altoforno, troverà un altro come lui, cioè un altro operaio appassionato, un altro operaio che vive il suo ruolo da protagonista, e si riconosceranno proprio attraverso quel pezzo di acciaio che anche l'operaio cinese conosce come fatto di acciaio tenace. Infatti si scambiano queste due parole in cinese, pur non parlando la stessa lingua, si scambiano queste due parole, dolce, tenace, che anche Castellitto sa. E quindi si dicono solo queste due cose, e quindi Castellitto si fida di lui, gli consegna questo pezzo e se ne torna felice. La fabbrica, insomma, l'altro scompare oltre il cancello della fabbrica, e lui cammina a piedi in mezzo alle biciclette, in mezzo alla gente che sta tornando a casa, eccetera. E cosa accade? Che l'operaio che ha preso il pezzo lo dà a qualcuno, che poi lo passa a un altro, che poi lo passa a un altro, che poi lo passa a un altro. L'ultimo che ha questo pezzo di acciaio in mano lo guarda e lo butta in un angolo, dove si scopre che ce ne sono centinaia di altri pezzi simili o uguali a questo qua. E dall'altra parte c'è Castellitto, felice perché ha compiuto la missione, però poi misteriosamente io lo faccio piangere. Nel prefinale, quando lui è sul fiume, che dicono che si chiama il fiume giallo, addio, tutti i fiumi si chiamano in qualche modo con dei colori, c'è il fiume azzurro, ve lo raccomando, insomma, diciamo che e forse, non so, quella pietra più scura si avvicina forse al colore dell'acqua. Poi, ecco, nella scena che avete visto, magari avete notato che non c'è il sole, però magari qualcuno di voi ha detto il regista voleva questa atmosfera un po' invernale, ha aspettato questa luce. No, la Cina è così. Quelli non sono nubi d'inverno, non sta per piovere, quello è smog, quello è niente, malattia,
Io ero in albergo, mi affacciavo dalla finestra e non vedevo la strada, perché è così. Io sono dovuto arrivare in Mongolia per vedere il sole, perché la Cina è sulla china di un pericolo di inquinamento che fa paura. Pechino è pazzesca, perché quando a Pechino piove spesso, quello che si vede sulle auto è una specie di materia marrone, non so, veramente c'è, uno scappa da là, scappa. E la Cina è uno dei paesi più avanzati nella corsa verso il futuro, no? Si sta mangiando tutto e se lo sta mangiando male. Insomma, se il modello è la Cina, siamo perduti davvero, proprio. E cosa stavo dicendo? Ecco, a un certo punto l'operaio si trova su questo fiume giallo, una specie di zatterone con degli animali, che lo deve traghettare verso la prima stazione dalla quale lui prenderà un treno per poi ritornare in Italia. E lì lui, senza nessuna ragione apparente, fa un pianto di non so quanti minuti. Ho detto a Castellitto: piangi finché puoi, pianto finché ha potuto, insomma. Perché in realtà volevo che lui avesse, in un momento successivo all'euforia di aver compiuto la missione, una specie di coscienza della inutilità di questa missione, quindi che in realtà il suo compito era piuttosto un'azione morale che lui aveva fatto per la propria dignità, ma che dal punto di vista pratico non aveva risolto assolutamente niente, e quindi lui piange per l'inutilità del suo ruolo. Poi ancora c'è un'altra scena, perché io volevo un lieto fine assolutamente, e mentre aspetta il treno successivo, perché uno l'ha perso, nella stazioncina in Mongolia incontra di nuovo la ragazza che lui aveva lasciato a metà strada, e quindi si capisce che forse nascerà un rapporto che poi è basato anche sulla manualità e sull'intelligenza sua, perché la ragazza ha visto il suo bambino, fra l'altro lei è ancora più fuorilegge di lui perché è una ragazza madre, e in Cina le ragazze madri devono nascondere i figli, e quindi i figli non hanno l'iscrizione all'anagrafe, quindi non hanno diritto ad andare a scuola, non esistono, non ci sono, a meno che uno non sia ricco, altolocato, e allora può avere anche 10 figli, perché compra l'anagrafe. Insomma, con i soldi in Cina si fa qualunque cosa, però una povera ragazza come lei tiene nascosto questo bambino che lui ha conosciuto e gli ha fatto un regalo di un oggetto, una specie di plastica, molto di pochissimi soldi, e questo oggetto di plastica si è rotto, e allora loro in qualche modo, lui gli dice che lo aggiusterà, che lo sa aggiustare, che non ci vuole niente per aggiustarlo, e quindi si immagina che continueranno a vivere insieme, o in qualche modo lui ritroverà questo bambino e poi le farà questo regalo fatto con le sue mani. Ecco, sempre questo concetto della cosa che nasce dall'uomo e non che nasce dal sistema, no? No, mi facevi venire in mente, ci pensavo la prima volta, alcuni romanzi di Volponi. Però il riferimento letterario, se c'è, è Primo Levi. E Primo Levi, ho una passione per Primo Levi che nasce da anni molto lontani, e quando posso cito direttamente o indirettamente Primo Levi. Qui l'ho citato nel titolo addirittura. La stella che non c'è è la chiave a stella, e nel film lontano che ha fatto 30 anni l'altro giorno, che si chiama Colpire al cuore,
c'è il protagonista che regala un libro a Laura Morante, la ragazza, ed è appunto La chiave a stella. Però i riferimenti letterari sono importanti, cioè perché la letteratura italiana ha raccontato davvero anche Calvino. Bene Gianni, noi ti ringraziamo per la conferenza. Maestro, dopo la premiazione ovviamente di ieri, le consegniamo un altro omaggio che è stato realizzato da un regista artista, Giovanni Albanese, pensato proprio per la sua persona, ed è un'opera appunto di arte contemporanea che è anche esposta a Roma. Si la può aprire, è un'opera ovviamente che si illumina, quindi al momento appunto non possiamo... Sì. No, la mostro senza toglierla dal volto. Sì, in questo caso è una stella, quindi è una stella che c'è in questo caso. Una chiave a stella, bello, questa stella è bello davvero. Aspettate che lo faccio in modo più decente, se così prendiamo questo, se così abbiamo. Ringraziate al Parigi. Certo, questo è il messaggio che ho per lei. Grazie mille maestro, l'aspettiamo, ecco. È il messaggio appunto per lei. Ecco. C'è la parola stella che... Sì, infatti, non è casuale la parola stella. Aiuto. Grazie mille maestro, la attendiamo nuovamente ad Otranto. Grazie.